Io e te di Niccolò Mannitti. Il romanzo di cui vorrei parlarvi oggi è il seguente, un romanzo breve di Niccolò Mannitti, 116 pagine, 117 pagine. Sicuramente interessante da leggere in una classe per le tematiche importanti toccate. Direi che le tematiche fondamentali sono la formazione del protagonista, quindi diciamo l'adolescenza e la difficile, insomma, fase di formazione del ragazzo, e poi la tossicodipendenza. Quindi due punti di riferimento sono Lorenzo e Olivia. Lorenzo per quanto riguarda la formazione. Questo si può definire senz'altro un piccolo romanzo di formazione di un ragazzo ammalato di una malattia molto presente anche all'interno delle nostre classi, la socialità. C'è sempre qualcuno, ad esempio, all'interno di una classe, purtroppo, o quasi sempre, o spesso, che non lega con gli altri, che preferisce rimanere sempre da solo. Oppure il narcisismo, l'autoreferenzialità. Questi sono problemi che non toccano solo gli adolescenti, a dire la verità. Il protagonista, Lorenzo, non è capace di intessere relazioni con gli altri e cerca in tutti i modi di nascondersi rispetto agli altri, certe volte anche un po' li imita per non essere al centro dell'attenzione, perché la cosa che lui odia di più è proprio quella di essere al centro dell'attenzione in una classe. Per questo motivo però questa cosa è diventata patologica al punto che è sottoposto a cure psicanalitiche. Il suo sogno è quello di essere ignorato da tutti. Cerca di realizzare questo sogno facendo finta, dicendo a sua madre, insomma, che deve partire per una settimana bianca. Lui è abbastanza bravo a sciare con lo snowboard, eccetera. E quindi dice: "Oh, mi hanno convinto, finalmente starò con i miei compagni, con alcuni dei miei compagni di classe che mi porteranno a fare questa settimana bianca." In realtà è tutta una finzione, perché si fa accompagnare dalla mamma. La mamma vorrebbe accompagnarlo fino alla famiglia di Alessia, insomma, alla macchina di Alessia che dovrebbe condurlo a fare questa settimana bianca, a Cortina, eccetera. Ma lui riesce a convincerla che deve lasciarlo prima, che si vergognerebbe tantissimo ad essere accompagnato dalla mamma, perché non c'è nessuno di questi ragazzi giovani che si presenta lì all'appuntamento accompagnato proprio fino lì dalla mamma. E quindi dice: "Lasciami qua." E si fa lasciare lì, ma invece di andare effettivamente da Alessia, da sua mamma, andare via in settimana bianca, torna indietro e si rifugia nella cantina della sua stessa casa, dove si trovano fra l'altro tutti i mobili, il letto, eccetera. C'è anche, insomma, un piccolo gabinetto, che erano stati della contessa che un tempo aveva abitato la casa della famiglia di Lorenzo, e che poi, insomma, è diventata la casa della famiglia di Lorenzo. Ecco, mentre abbiamo visto in Io non ho paura, il rapporto del protagonista, che anche lì era un ragazzino con il padre, qui invece il padre è quasi assente, c'è il rapporto con la madre che è apprensiva, cerca in tutti i modi di aiutare Lorenzo a uscire da sé, contenta, contentissima di questa settimana bianca, non sa che invece proprio Lorenzo ha deciso di vivere una settimana da solo, e il suo sogno è questo, no? Quello di vivere da solo. E gli è possibile fare questo in questa cantina, in questo ampio scantinato, dove è possibile vivere, dormire, mangiare, eccetera. E così, tra le merendine da mangiare, le bevande da bere, i romanzi horror da leggere, che sono il suo genere preferito, e i videogame con cui giocare, passa tranquillamente, no? O almeno crede di essere tranquillo, crede di essere felice Lorenzo,
in questo, realizzando questo suo sogno di vita lontano da tutti, isolato da tutti. Questo è il sogno di Lorenzo, vivere da solo. Ma la realtà, ci insegna Magniti, è più grande di questi progetti. La conchiglia di Lorenzo, volente o nolente, si apre, perché vi irrompe, che lui voglia o no, la sorellastra Olivia. E così l'io solipsistico di Lorenzo deve fare i conti con un tu, appunto, con Olivia. Ecco, Olivia, dicevamo, è una ragazza che ha 23 anni, è la figlia del primo matrimonio del padre. Lorenzo, che all'inizio è molto scocciato, no? Dà ospitalità in quella cantina. Olivia lo guarda in faccia e dice: ma che faccia arancione che hai? Sì, perché l'auto abbronzante, perché Lorenzo deve far finta, una volta finita la settimana, deve presentarsi alla madre come se fosse stato sui campi da sci per una settimana, e quindi deve mettersi questo auto abbronzante. Però sta di fatto che tra i due incomincia a nascere un rapporto di complicità, di amicizia. Per esempio, Olivia parla al telefono con la madre di Lorenzo, fingendo di essere la madre di Alessia, quindi appunto quella madre della compagna di scuola che avrebbe invitato, no? Lorenzo in settimana bianca. Dovrebbe restare solo una notte, e Lorenzo permette a lei di restare solamente una notte, perché dopo vuole continuare, no? Il suo sogno, no? Di vivere da solo. E invece Olivia riesce a fermarsi più giorni, anche perché sta male per via dell'astinenza dalla droga. E poi non può muoversi, ha dolori ovunque. Lorenzo è spaventato. Solo dopo un po' capisce che la sorella non ha una malattia, ma in realtà ha una crisi di astinenza, perché è tossicodipendente. Allora capisce tutto. Ad esempio, perché suo padre non parlava mai di Olivia? Per tutti i problemi che gli procurava e che i suoi gli avevano solamente accennato. Allora, questi due, appunto, Lorenzo e la sorellastra, che si conoscevano appena prima, invece qua possono approfondire la loro conoscenza, possono condividere delle cose che non direbbero a nessun altro. Olivia tira fuori a un certo punto delle fotografie che stava cercando, era quello il motivo per cui era andata lì in cantina. Parla a Lorenzo di quando erano più piccoli, tutti e due, dei ricordi che custodisce. E così nasce questo rapporto, dicevamo, di amicizia, di affetto. Poi si mettono a ballare al suono di un vecchio giradischi. E Lorenzo davvero qui capisce che trova la felicità, perché l'uomo non riesce a essere felice da solo, come lui aveva sognato, no? Si sente felice davvero, perché adesso c'è un tu. Avverte un senso di pace, capisce che il giorno dopo uscirà da quella cantina, potrà scegliere quello che fare e non fare nella vita, capisce che comunque questa esperienza lo farà crescere. E a un certo punto, però, Olivia, dicevamo, sta male e dice: ha bisogno di sonniferi. Allora Lorenzo cosa fa? Esce dal guscio, cioè esce da questa cantina, per andare a cercare dei sonniferi da una nonna malata terminale, una nonna a cui lui è molto legato. Quindi esce dal guscio, là va in questo ospedale dove la nonna è ricoverata, effettivamente la nonna gli darà i sonniferi che servono a Olivia, racconterà insomma una storia, anche questo un altro modo attraverso il quale, no, si compie questa formazione, questa crescita di Lorenzo. Ecco quindi che in un certo punto, qui abbiamo se vogliamo, il finale positivo del libro, cioè Lorenzo che è diverso alla fine di questa esperienza rispetto a quello che era prima. Poi adesso però invece parliamo un attimo di Olivia, Olivia che ha lasciato un biglietto.
è andata via dalla cantina, eccetera, e ha lasciato un biglietto a Lorenzo. Infatti, quando si risveglia il mattino della fine della settimana, della finta settimana bianca, Olivia non c'è più e gli ha lasciato un biglietto. Caro Lorenzo, inizia così il biglietto che ha lasciato Olivia a Lorenzo. Mi sono ricordata che un'altra cosa che odio sono gli addii, e quindi preferisco filare prima che ti svegli. Grazie per avermi aiutata. Sono felice di aver scoperto un fratello nascosto in una cantina. Ricordati di mantenere la promessa. Tua Oli, post scriptum, attento al cercopiteco. La promessa, eh? Te lo giuro su Dio, mai più, non ci casco più in questa merda, eh? Tu scemo, mi prometti che ci rivedremo? Te lo prometto. Ecco, però il finale, dicevamo, del libro è molto amaro. Leggiamolo questo epilogo. Oggi, dopo 10 anni, la rivedo per la prima volta da quella notte. Quindi la promessa la sta mantenendo, cioè la rivede effettivamente, anche se la rivede, come adesso leggeremo, in una situazione un po' particolare. Ripiego il biglietto, lo rimetto nel portafogli. Prendo la valigia ed esco dall'albergo di Cividale del Friuli nel 2010, quindi 10 anni dopo il loro incontro in cantina nel 2000 a Roma. Tira un vento freddo, ma un sole pallido si è fatto spazio tra le nuvole e mi scalda la fronte. Mi alzo il bavero della giacca e attraverso la strada. Il trolley fa rumore sui sanpietrini, la valigia fa rumore sui sassi. La via è questa. Mi sa dell'acciottolato. La via è questa. Entro in un portone di pietra che dà su un cortile quadrato pieno di macchine. Un portiere mi indica dove andare. Apro la porta a vetri. Dica? Quindi il portiere chiede a Lorenzo chi è. Sono Lorenzo Cuni. Mi fa segno di seguirlo lungo un corridoio. Si ferma davanti a una porta. Ecco. Il trolley, quindi la valigia, lo lasci qua. La stanza è grande, coperta di mattonelle bianche, fa freddo. È una camera mortuaria, è un obitorio. Mia sorella è stesa su un tavolo, un lenzuolo la copre fino al collo. Mi avvicino, faccio fatica a mettere un piede davanti all'altro. È lei, la riconosce? Sì, è lei. Mi avvicino ancora un po'. Come avete fatto a trovarmi? Nel portafoglio di sua sorella c'era un foglietto col suo numero. Posso rimanere con lei? 5 minuti. Esce e chiude la porta. Sollevo il lenzuolo e le prendo la mano giallognola. È magra come nella cantina. Il volto è disteso ed è sempre bellissima. Sembra che stia dormendo. Mi piego su di lei e le metto il naso sul collo. Ecco questa immagine di grande tenerezza con cui si chiude, questo romanzo. Non toglie però l'amarezza di questa chiusa, diciamo, di questo epilogo molto pessimista, nel senso che la storia di Lorenzo è andata a buon fine, nel senso che lui è cresciuto, ha compiuto questo percorso di formazione, mentre la storia di Olivia l'ha condotta più o meno in un modo o nell'altro ad una fine tragica. Dopodiché c'è scritto nella pagina 117, in mezzo proprio alla pagina, non più in corsivo: Olivia Cuni è nata a Milano il 25 settembre 1976 ed è morta nel bar della stazione di Cividale del Friuli il 9 gennaio 2010 per overdose. Aveva 33 anni. Noi non sappiamo, non conosciamo. Ecco, non siamo Niccolò Mannitti, quindi non sappiamo fino a che punto questa storia sia vera o no. Probabilmente è una storia vera che comunque ha ispirato anche la stesura di questo romanzo. Come a dire che la realtà è questa, quindi non facciamoci troppe illusioni, non pensiamo di poter risolvere sempre tutto quanto nella vita, perché certi drammi comunque rimangono e non sempre sono facilmente superabili.